Amici, buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento con Chitarra In. Oggi parliamo di liuteria con un vecchio e caro amico, ormai una vecchia conoscenza, il liutaio Alfonso Savastani, che ovviamente ringraziamo sempre per la grande disponibilità. Oggi il liutaio ci ha portato due strumenti nuovi, nuovissimi, appena sfornati, e quindi approfittando anche di Gabriele faremo una prova acustica per vedere un attimino di che si tratta. Eccolo qui lo strumento, molto bello esteticamente, molto, molto curato, e la tavola in abete, questo penso è molto chiaro. E poi fasce fondo e fasce, e abbiamo un acero marezzato davvero molto bello. Sì. Il manico ovviamente in cetrella. Che progetto è, Alfonso? Io uso sempre, diciamo, il solito progetto, è una Torres, diciamo, in tutto e per tutto, quindi mi rifaccio sempre a questo tipo di strumenti perché prediligo proprio questa costruzione, ecco, una costruzione di uno strumento leggero che in sostanza è tutta la chitarra che contribuisce al suono e quindi vibra dappertutto, ecco. Ho notato che nelle ultime chitarre è un po' cambiato l'estetica, e vedo che stai utilizzando un altro tipo di filettatura, sì. E anche la rosetta, sì, ricordiamo, è sempre fatta a mano, questo sì, ormai sì, è assodato. Sì, adesso in queste ultime chitarre che ho fatto da un anno circa, sono quasi tutte uguali con un filetto molto particolare che sembra una spiga di grano, sì. E assomiglia a una spiga. Mi dicevi che sono due filetti che sono incrociati. Due filetti, sì. uniti. Ancora al centro un altro filetto quindi che li separa e che dà, diciamo, proprio questa impressione, ecco. Poi sì, magari mi avvicino così viene, come dire, oltre che al filetto intorno e anche sul fondo e sul piano armonico, viene richiamato anche nella rosetta, mm-hmm. e anche sul castelletto del ponte della chitarra. Sì, infatti. Il ponte è in palissandro? Il ponte è palissandro indiano, sì. Indiano, ok. Sì, sì. Anche la paletta La paletta è un pezzo di acero marezzato che l'ho ricavato praticamente dal pezzo del fondo, mm-hmm. nella vita dove è più stretta, quindi due pezzi che rimangono, vengono uniti con al centro, okay. E viene incollato comunque anche sempre questa spiga di grano, mm. che insomma richiama un po' il tutto. Ecco. Meccaniche Alessi? Le meccaniche Alessi, sì, io monto ormai da tempo queste meccaniche, che mi trovo molto bene, sono fondo bombato, direi. Non come magari tante altre chitarre che era più bombato, questa è leggermente un po' meno, comunque c'è una bella bombatura anche qua, sì. Mentre qui forse rispetto ad altre chitarre il piano è meno bombato. Ma non lo so, adesso uso la stessa, può darsi. Bisogna anche vedere la reazione del legno, perché sì, il legno che segue di più la curva, perché magari il ponticello era meno sfondato magari sotto, e quindi perché quello magari incollando si porta sopra il piano armonico, si tira il piano. E questo è leggermente magari più dritto, pertanto viene leggermente meno bombato. Poi la cosa che mi ha sempre tu fai le sì, è la come si chiama? La catena? Le controfasce. La controfascia continua. Continua come gli archi. Sì, come strumenti ad arco. Così, sì, come fosse un. D'altronde, ricordiamo a tutti, in una prima intervista, la prima intervista che abbiamo fatto Alfonso, che ci ha raccontato un po' i suoi inizi di liutaio. Appunto, lui, i primi strumenti sono stati proprio dei violoncelli. La scuola è questa qui. Sì. Esteticamente vogliamo presentare anche questa, poi le proviamo tutte e due. Sì, dai, allora questa è la seconda chitarra invece di Alfonso, una chitarra molto particolare, soprattutto per il legno, per il legno che ho utilizzato per il fondo e per le fasce. Che legno è questo qui, Alfonso? Ma questo è, diciamo, un legno africano, qualche altro strumento, sì.
È un legno molto vecchio che io recuperai tanti anni fa da un giutaio deceduto, diciamo, che presi tutto quello che aveva e pertanto trovai questo legno qui. Hai fatto anche la paletta? Che ho fatto identica con l'altra. Fatto... Ma non so neanche precisamente come si chiama. Ah. Sembra come una radica, è un legno africano. Sì, sì. Se a vederlo, no, era, no, mi sembra la radica di Wuhan. Sì, 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 radica così me l'hanno un po'. E qui hai fatto più la rosetta è meno scura, l'altra è più sul nero, questa è più sul marrone, sì, che prende. Sì, diciamo che infatti. È un po', ecco. Sì, 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 sì. Poi per esempio vedo, vabbè, poca differenza, però tipo questo ebano è un pochino più denso, la tastiera. Ebano le tastiere io non so. Può darsi, adesso bisognerebbe vederla, bisognava vederla prima di fare la tastiera, e se era un può darsi che sia un po' più compatto, no? Sì, che sì, magari abbia una delle tastiere, quando ne prendo una e quindi... Comunque davvero sembra una radica... Che tipo di legno è questo? Anni 60, radiche... Che andavano. È un legno particolarmente duro? Ma questo è un legno, diciamo, sì, è come un palissandro duro, non è come l'acero che è più tenero, si lavora sì. Meglio. È ostico, nel senso che è difficile piegarlo con il piegafasce e tende, essendo così radicato, tende a fessurarsi, no? È questo diciamo il vabbè, speriamo che non sia questo il caso. No, anche perché questo adesso, è legno stagionato. No, questo adesso non capita più, poteva capitare prima di piegare le fasce. Durante le se non succede durante no, adesso lavoro, se non è successo vuol dire che rimarrà certo. Così. Sì. Certo. Senti, Alfonso, le tavole che rivediamo entrambe in abete Val di Fiemme. Sì, sono o abete della Selva Nera, perché tu hai anche un no, tipo di io abete... ho l'abete Latemar. Latemar. È tedesco, sì. No? No, è Alto Tesino. È Alto Tesino, sì, che si trova su montagna sul lago di Carezza. Esatto, è si esce a Bolzano Nord, si va a Nuova Levante e si trova la segheria Latemar, c'è il gruppo La Montagna che sta lì. E questo che è Latemar oppure Val di Fiemme? È Latemar questo, l'ho preso lì dalla forestale. C'è proprio una segheria del Demanio che... Quanti anni fa questo? E questo l'ho preso nel 1999. Ho preso un tronco. Ah, presi proprio il tronco? Il tronco poi l'ho tagliato e quindi già da subito l'ho tagliato e quindi diciamo queste tavole hanno una buona stagione. Sì, hanno 13-14 anni. Ottimo. E gli strumenti invece hanno poca vita? Ma gli strumenti, diciamo, questo è stato fatto a dicembre, novembre. Ok. Quindi e quello è proprio fresco. Adesso, diciamo, è l'ultimo. Adesso ne sentiamo un po' anche le caratteristiche acustiche, grazie a Gabriele, quindi iniziamo da... Vabbè, iniziamo da questo qui, sì. Sotto mano. No, una domanda però allora, catenatura base Torres, tradizionale, spessori? Allora, gli spessori della tavola armonica è intorno a 2,4, 2,3... A seconda delle... Okay, quindi non sono tavole particolarmente no, fine. Non sono molto sottili. Le fasce stiamo a 1,6, 1,7 e il fondo stiamo a 2, 2,4, 2,5. Ok. Questo è il spessore di questo progetto. Con la catena passante, questa la catena maestra qua... Passano le catene del ventaglio, passano sotto. Passano sotto la catena. Passano maestra. Sotto, okay, sì, per dare vicino... un pochino, per liberare il piano armonico un po' di più rispetto alla catena, diciamo, si fermava prima della catena. Qui stai provandole un attimo prima, giustamente per non arrivare proprio così all'ultimo momento. Questi due strumenti sono abbastanza diversi. Questo ha una morbidezza sia nel suono, proprio nel timbro, che anche nel tocco. È molto, molto morbido come strumento. E ha
questo suono un po' più, rotondo, più pastoso, più rotondo, un po' più antico tra virgolette. Sì. E l'altra ha un suono un po' più percussivo, un pochino brillante. Più brillante, un po' più... Un po' più chiaro. Un po' più chiaro, sì. Vibrato così un po' violoncellistico, sì, no? Sì, sì, un po' sì, da viola, sì, diciamo. Sì, sì, esatto. Vabbè, tu questo... sei proprio tu che fai questo tipo di... Sì, però se lo faccio sull'altra, sì, chiaramente sì, sarà un pochino più brillante, sì, no? Sì, sì. E sentiamolo, infatti. Allora, vediamo, verifichiamo le differenze. Leggermente scordata, mi scuso. È sempre caldo, eh? Cioè, sì, non sì. È un suono aspro o spigoloso, per carità, lo preciso, però è un po' più... È anche più percussiva. Questa parte è più di transizione. Alla fine sono gusti, no, Gabriele, no? C'è chi preferisce il suono un po' più scuro, un po' più c'è caldo. C'è da dire una cosa, ho detto prima che questa è un po' più morbida, però se ha già... 2 mesi, diciamo. Sì, diciamo l'ho finita verso la metà di novembre. E quindi c'ha 2 mesi. Sì, sì. È normale che il piano armonico, chiaramente, appena montato lo strumento, debba cominciare a muoversi. Sì, sì, sì. Quindi se questa la sento un pochino più tesa, probabilmente fra un paio di mesi sarà morbida come l'altra, perché suonare. È normale che va suonata, chiaramente. Certo. Anzi, già adesso, risuonandola adesso, dovrò averla provata prima. Ma poi i spessori non sono piccoli, no? Parliamo di piani armonici quasi sui 2,5 mm. Diciamo, il progetto è lo stesso. Però... cioè, ti dà... in realtà ti... doppia opportunità, se lo vuoi trovare il suono morbido, ce l'ha, non è che non è... poi c'hanno tutti e due un bel sustain. Mm-hmm. Sì, però assolutamente, vediamo un po'. Thank you.
comunque troppo calda anche questa, eh? Ma in effetti a sentirla adesso sembra quasi sia cambiato qualcosa nel giro di una mezz'oretta. Esatto. In effetti, però questa in più c'ha qualcosa in più di spinta, sì, lo sprint in più, sì. Oh, qua parliamo di quel 10% in più, sì, vabbè, meno, che poi però è quello che fa decidere un chitarrista nella scelta, no? Il 10% in liuteria è tantissimo, no? Chiaro, assolutamente. Beh, va bene. Cioè, il sole qui entra e esce nella... Notavo che qui hai proseguito con l'ebano? Ah, sì, sì, sì. Perché? Infatti. Ma... così, uno sfizio, non è, no, cioè, non, beh, c'è un motivo, non c'è un motivo particolare. Non c'è un motivo particolare. No, ho fatto per dare un po' più di stabilità al capotasto, tanto per essere chiaro. Ah, okay. Perché si inserisce meglio, rimane un po' più alto rispetto al legno della paletta solamente, capito? Giusto, perché comunque essendo fissato, esatto, a parte che vengono fatte una sede, così, sì, 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 c'è sì, una sede, c'è più, certo, entra, certo, di più, insomma. Senti, faccio una domanda sui tassi, no? Sì. Che spesso sentiamo chi predige il tasto un po' più basso, un po'... che tipo di tasto usi tu? Ma questi sono dei tasti che sono... li ho presi dall'America, mi sono arrivati, dalla McDonald's. E cioè, ho due tipi di tasti. L'altezza, grosso modo, questi è di pochissimo rispetto a... ce n'è uno che è leggermente più largo. Mm-hmm. Questo invece è standard, pizza, sì, ma anche l'altro è standard. Ah, okay. Quindi sono quasi uguali. Forse quelli dell'altra chitarra sono... no, non sono quella, sono uguali. Sono uguali. Sì. Sono uguali, sì, sì. E sono alti 1,3 mm, diciamo, standard. Non sono né grandi né piccoli. Sono, diciamo, uno si tiene nella media. Queste sono per la chitarra classica, che vengono indicati nel catalogo, insomma. Le meccaniche sono sempre Alessi? Sì, questo qua. Sì, tutti. Comunque un pochino più calda. Sì, lo è di base. Un pochino più scuro, un po' più calda, quella c'ha una punta di brillantezza in più, ma parliamo insomma di piccole cose. Bene, allora se non hai qualche cosa particolare che vuoi dire tu. Qualche segreto. Non ci sono segreti. A metà così. No, assolutamente. Il progetto è identico, se c'è qualche differenza credo sia solo dovuta al legno. Non lo so, alla casualità, perché questa credo sia un po' più comoda come tastiera, vero? Ma più, no, in perché realtà... c'ha il telo leggermente credo più basso dell'altra, forse ecco. Ma... perché è pure un po' più percussiva. Guarda, in realtà so, poi comode, le tastiere, cioè la comodità di una tastiera la fa anche la reattività della corda, sì, ah, sì, sì, esatto. Cioè a parità di precisione dei tasti, manifattura perfetta, in realtà poi
È un misto tra mano destra e mano, perché poi non è solo mano sinistra, perché se non hai una sensazione positiva da entrambe le mani, in realtà vai fuori sincronia, sì, e ti sembra scomoda. Esatto. Ci sono chitarre che sembrerebbero scomode, poi in realtà non lo sono, la chitarra invece che a vederle, sì, diceva, questa deve essere comodissima, poi in realtà non ti ci trovi. Un po' è personale, un po' è legato appunto a come risponde, a come rimbalza la corda. Sicuramente i tasti fanno la loro parte, perché un tasto molto fino agevola certe cose e non altre, sì, un tasto più cicciotto è il contrario. E quindi dipende, io un tasto troppo troppo ciccione non mi piace, perché poi ferma troppo la corda, cioè come avere troppi step di blocco in realtà. Per alcuni agevola i legati, però solo per me, solo quando il legato è molto, molto veloce, molto sottile, ma il legato un po' più ciccione, no? Con un vibrato, eccetera, lì si ferma un po' troppo. Quindi, no, non direi, non sento una differenza di tastiera, sento una differenza di risposta sotto le dita dello strumento. Questo rimane più morbido comunque. Forse un po'... pochino più lento allo stato attuale, però bisogna anche, dipende, perché poi come tutta la maturazione dei legni, magari questo è un pochino più duro e deve ammorbidirsi, questo può darsi che nasca un po' più morbido e deve un po' mettersi in tiro lo strumento. Su questo il tempo insegna, perché poi è un'alchimia. E poi rimane anche una questione personale, chiaramente. Certo. Tu fai il doppio buco, questo l'ho visto in entrambi gli strumenti. Buco, diciamo, è il doppio buco che può essere usato o no. Usato o no, esatto, certo. Esatto, lo faccio a tutti adesso ultimamente. Queste due per esempio sono tutte montate, sì. Ma io lo preferisco anche a livello estetico, dico la verità. No, devo essere sincero, per quel che può contare l'estetica, sì, ti questo... elimina un po' di sì, giri, un po' di cose, insomma, può darsi anche che abbia poi un suo perché anche a livello tecnico, ma guarda, perché posso dirne, sì, io il fatto di avere il doppio buco rende l'uscita di tutte e sei le corde molto identica, più bassa. No, questo puoi deciderlo, perché poi dipende, sì, da come è l'osso, eccetera. Però diciamo che è un pochino più regolare, perché quando tu vai a mettere la corda con i giri e le cose varie, in realtà magari la sesta che è più cicciotta ti tira più su, c'è cioè meno angolo, perché esatto, prende, c'è più corpo. La prima esce più sottile, la terza di solito un po' come la sesta esce con meno angolo. È difficile perché quando c'è il cappio è chiaro che lo spessore della corda modifica l'angolo, questo, certo, in questo modo sono tutti uguali. Poi anche tu vedo che comunque non hai compensazione sull'osso in senso, no, perché è stata fatta, perché la tastiera, sì, quindi questo, esatto, era il discorso sull'altro video con era stellata, esatto, sì era stremata, la parte stremata, quindi hai lo stesso angolo su tutte le, sì, corde, lo stesso angolo, la stessa altezza, e la dell'osso, stessa altezza dell'osso, sì. E fatti uniforme. Che mi sembra una soluzione, in effetti. Sì. Beh, è più difficile fare un'operazione del genere che fare l'osso. Certo. Però, in effetti, il discorso che si faceva anche nell'altra, sì, intervista, avere angoli diversi sulle sei corde, non lo so perché non posso. Potrebbe cambiare. Però, in effetti, come al rigor di logica, sono sei angoli diversi, sei pressioni diverse. Esatto. Già le corde hanno pressioni diverse tra, esatto, di loro. Però almeno in questo modo è pari alla loro stessa, certo, calibro e tiraggio. Sì, sì. Se fai tu un angolo diverso, comunque la alteri ancora di più. Sì, sì, però sì, qui rimaniamo nelle cose. Bene. Vabbè, mi sembra che perfetto. È stato detto tutto. È stato detto tutto, quasi. Io ringrazio Alfonso per la disponibilità. Ti faccio complimenti per queste bellissime chitarre. Grazie. E niente, a tutti i nostri amici che avranno la pazienza e il piacere di ascoltarci, diamo l'appuntamento. Oh, chiaramente un altro appuntamento prossimo. Intervista e non so se questi strumenti, o comunque gli strumenti di Alfonso, come di tanti altri liutai, qui speriamo di fare, sì, interviste. Certo. Così, oppure le faremo durante la prossima mostra. Quindi insomma. Anzi, ne approfittiamo, la mostra, ci approfittiamo il 29 e il 30 marzo a Roma, Piazza del Popolo, faremo una bellissima mostra e abbiamo invitato, crediamo, il fior fiore della liuteria italiana, tra cui il nostro amico Alfonso Savastani. La mostra è Roma Expo Guitar 2014. 2014, speriamo di vedervi di essere in tanti. Arrivederci. Un caro saluto a e a presto, grazie. Ciao. Arrivederci, grazie.